9:17, era Nicola Ramadori, Napoli, quartiere Sanità, cooperativa sociale La Paranza. Abbiamo voluto mettere accanto al tema, alla cornice, all'attualità di cronaca politica, e cioè il passo indietro, il ritorno sulla posizione presente nella legge di bilancio sull'aumento dell'IRES per il mondo del terzo settore, una storia di vita, la quotidianità. È sembrato insomma anche molto bello ascoltare queste voci. Io vorrei, oltre a consegnare all'attenzione di Stanislao Di Piazza, che è il vicepresidente della Commissione Finanze al Senato, Movimento 5 Stelle, che conosce molto bene questo tema, oltre alle parole che lei ha appena ascoltato, un po' dei messaggi dei nostri ascoltatori. Per essere considerati terzo settore, onlus, no profit, bisognerebbe avere regole certissime, non come accade adesso che, interpretando la larghissima, si aderisce con facilità ottenendo molte esenzioni fiscali e prendendo per il sedere, vabbè, risparmiamoci questa espressione, imprenditori che pagano le tasse solo in Italia accade questo. Altro messaggio: ma perché il terzo settore deve pagare meno? Anche loro fanno profitto, magari mascherato da bontà e pertanto ancora più ipocrita. Altro messaggio: il terzo settore in uno stato civile moderno non esiste. Che cos'è il terzo settore? Un settore che interviene dove lo Stato è carente. Perché lo Stato è carente? La Chiesa è il terzo settore, la scuola è una competenza dello Stato. Perché la scuola parificata è diventato terzo settore? Perché il terzo settore paga meno tasse? Cos'è la Caritas, Sant'Egidio? Lo Stato laico non dovrebbe prevedere questo universo. Stanislao Di Piazza, capisco che la porto su un terreno, ma insomma sono temi che lei conosce benissimo, e anche obiezioni che lei conosce benissimo. Di Piazza. Sì, assolutamente. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie. Allora, intanto c'è da dire questo: il terzo settore oggi è importantissima la presenza, perché con il fatto che bisogna intervenire per il welfare e lo Stato, per vari motivi, anche di tipo di risorse vere e proprie, ne ha sempre di meno, questo mondo a poco è quello che si sta sostituendo in senso positivo per sopperire e contribuire assieme allo Stato per il welfare. Ora si immagini che, per esempio, in questi ultimi anni le organizzazioni del no profit sono circa 300.000 e nel 2017 hanno mosso risorse per 64 miliardi, che significa il 4,3% del PIL. Queste cose non si sanno, perché sono associazioni che fanno il bene, quindi il bene non fa notizia. A parte Di Piazza, che credo che ci sia anche nei paesi che noi consideriamo i più avanzati del mondo, non è che è una cosa da altro. Giusto? Infatti, ma è una riforma che è stata fatta nel 2014, questa è il terzo settore, rivoluzionaria, e siamo ancora in questo momento, sta riforma che si deve attuare. Sì. Non è una cosa normale, è normale che sia così, tant'è vero che entro un paio di anni deve venire fuori lo strumento del registro unico, che è quello che poi di fatto il registro unico darà la possibilità di conoscere quali sono questi enti non profit, e quindi darà perché oggi noi invece non lo possiamo sapere. C'è una grande confusione, normale, attenzione, perché appunto non c'è una vera individuazione. Si sa che c'è tanto volontariato, ci sono le imprese sociali che hanno una loro disciplina, quindi quella di poco fa è una cooperativa sociale, sì, e quindi disciplinata e non viene danneggiata da questa operazione che è stata fatta. Attenzione, sono le associazioni, quelle non commerciali, che vanno aiutate, ovviamente, e quindi in risposta a chi diceva ma perché dobbiamo... Esatto. Dobbiamo agevolare fiscalmente le imprese del terzo settore, l'associazione del terzo settore. Io rispondo perché gli eventuali utili che fanno non vengono redistribuiti, ma vengono ritornati, redistribuiti, non vengono redistribuiti, volevo dire... appunto ai soci, ma vengono ritornati. Però Di Piazza, un'altra obiezione, questo è un punto sacrosanto, ma un'altra obiezione che sta emergendo dai nostri ascoltatori è: ma come facciamo noi a fidarci ad esempio sugli stipendi che si danno all'interno di questo terzo settore, se si danno uno stipendio altissimo grazie che non ci sono utili? Col decreto legislativo del 3 agosto 2018 è stato stabilito un limite. Il più alto in grado del terzo settore non può avere uno stipendio superiore a 8 volte rispetto all'ultimo, e su questo devo dire che io ero in commissione speciale, sì, e quando abbiamo votato il correttivo c'è stato chi ha tentato di fare stravolgere questo, e io sono stato durissimo, io e il Movimento 5 Stelle, la maggioranza, sì, è stata durissima su questo, abbiamo evitato appunto
che venisse stravolto questa logica. Su questo è fondamentale, perché appunto la scelta che anche i dipendenti, le persone fanno di operare, di lavorare nel terzo settore, è una scelta che va al di là rispetto all'incentivazione, cosiddetta incentivazione, è una scelta veramente di donazione, e quindi è una scelta di voler fondamentalmente operare per il bene sociale. Scusi, l'ultima cosa, davvero, mettiamo i puntini sulle i, di nuovo a beneficio di chi ci sta ascoltando, Stanislao Di Piazza, vicepresidente Commissione Finanza al Senato, poi sentiremo, perché ci siamo collegati anche con lei, Claudia Fiaschi. Allora, sì, presto ci sarà nel decreto semplificazione la norma che torna indietro rispetto a quanto previsto nella legge di bilancio, sì? Risposta? Ah, questa è una domanda. Sì. Ah, okay. Sì, ma ieri ho sentito l'intervento del Presidente del Consiglio, ha detto che presto ci sarà un emendamento, e in questo momento il decreto semplificazione l'abbiamo noi al Senato, o una legge ad hoc da parte del questo lo stabilirà il governo, ma lo farà. E quindi questo è ci sono i 120 milioni e questa è la copertura? Sì, di nuovo, la Presidenza del Consiglio ha detto di sì, anche Di Maio ha detto sì. Infatti, ci sono. Quindi su questo è la cosa importante avere rilanciato. Forse, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, voglio dire io, rispetto a tutto quello che è successo, quantomeno si è messo in evidenza che esiste questo mondo, e io dico che questo mondo va premiato attraverso interventi legislativi. Dagli anni 90 che si aspetta il registro unico, ci arrivano messaggi sempre diversi, sempre più articolati, tante storie, anche quegli aspetti critici che ho girato e letto a Stanislao Di Piazza e che ribadisco, accompagnandolo ovviamente alla domanda, Claudia Fiaschi, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, ieri lei ha visto il sottosegretario Durigon che vi ha rassicurato, insomma adesso siete più sereni, e questa è la prima domanda. La seconda è, certo, non sono pochi i messaggi dei nostri ascoltatori che mettono in dubbio la funzione del terzo settore in altri paesi, vuol dire sostanzialmente surrogare uno Stato che funziona male. Claudia Fiaschi, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, sull'esito del confronto di ieri con il Presidente del Consiglio e col sottosegretario Durigon, lo ripeto, sicuramente è un esito soddisfacente. Io sono certa che una soluzione efficace rispetto alle istanze che noi abbiamo portato la troviamo. È stata un'ampia discussione su cui ovviamente l'esigenza di riportare, insomma, la tassazione a quanto precedentemente previsto per noi rimane una questione di sostenibilità nelle more di un percorso di riforma che già prevede, questo lo risottolineo, che quando la riforma è completata in tutti i suoi strumenti, compresi quelli di trasparenza gestionale e ancorate al registro unico, questa tassazione venga abrogata per modulare, diciamo, le agevolazioni sulla base anche di parametri nuovi, più moderni, diversi, anche collegati agli impegni di trasparenza gestionale che gli enti si prendono. Anticipare questa tassazione al pieno completamento del registro significa semplicemente spiazzare tutti gli enti, metterli in condizione di non avere la possibilità di continuare le attività, e quindi avrebbe Fiaschi, mi aiuti a capire, laddove arriverà il registro unico si potrà modulare la tassazione in modo diverso, giusto? Il registro unico è il punto di ancoraggio che la riforma del terzo settore ha studiato per iscrivere gli enti meritevoli al registro, e gli enti meritevoli saranno quelli che si prendono alcuni impegni, alcuni sono quelli che già ho sentito, insomma, accennava il senatore Di Piazza, quelli sulle remunerazioni, sul deposito di bilanci fatti con linee guida ben definite, rendicontazione sociale, bilancio sociale, valutazione d'impatto, tetto degli stipendi dei manager. Scusi Fiaschi, la interrompo solo pochi secondi. Per evitare quello che denunciano due ascoltatori che ci hanno appena scritto, Massimo, il primo, ho lavorato in una grande onlus, derrate ricevute per beneficenza, rivendute in nero a ristoranti compiacenti, lasciti immobiliari che diventano case di chi dirige, personale ex tossico pagato nulla per 16 ore al giorno, più benefici fiscali, e quello ci scrive il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Attenzione che ci sono anche onlus che gestiscono cliniche milionarie. Fiaschi. Beh, allora, intanto il tema della trasparenza dei bilanci sarà un tema dirimente. È chiaro che la legge porta una distinzione forte tra ciò che sarà identificato come impresa sociale e ciò che invece rimarrà
in enti del terzo settore e in forma non commerciale. Questo è il primo punto. La riforma ha costruito un impianto che aiuta proprio a, in considerazione di quanto questo fenomeno si è evoluto nel tempo, e aiuterà a distinguere i soggetti che fanno un'attività in modo continuativo e anche quindi nella loro rilevanza saranno tenuti a degli impegni più significativi. Il codice proprio prevede che i soggetti sopra certi diciamo volumi avranno degli impegni più cogenti rispetto alla rendicontazione sociale, senza per questo invece sovraccaricare i piccolissimi, che non saranno assolutamente costretti agli stessi impegni dei grandissimi a rendicontare in maniera così. No, è molto chiaro a questo punto, Claudia Fiaschi. Mi permetta in 30 secondi, senatore Di Piazza, ma quando arriveranno queste novità normative, presumibilmente? Noi ci siamo impegnati ieri, ho visto il Presidente, appunto, si è impegnato per fare nel più breve tempo possibile. Speriamo entro l'anno. Entro 2 anni, però c'è questo impegno appunto di un po' accelerare, speriamo entro l'anno. E quindi... Anche per bandire, diciamo, quei dubbi, quei sospetti che nella comunità dei nostri ascoltatori ci sono, sempre un po' sospettoso, ma insomma, sospetto non è necessariamente un male, e che ci stanno arrivando adesso in maniera copiosa, devo dire, e alle quali dubbi ai quali mi sembra che Stanislao Di Piazza e Claudia Fiaschi, che ringraziamo molto per essere stati con noi, hanno risposto.